Sono ormai decine gli interventi umanitari e infrastrutturali realizzati negli ultimi anni nei paesi sottosviluppati, in particolare in Africa, grazie all'Istituto per la Cooperazione Internazionale del Comune di Pescara. A ricordarli, in una ben nutrita mostra al Museo Vittorio Colonna, sono manifesti e audiovisivi che hanno fornito il supporto all'incontro con le scuole tenuto dal sindaco Mascia e dal presidente dell'Istituto Melilla, il quale ha sintetizzato l'attività svolta in quei paesi. Un orfanotrofio in Togo, una sala parto in Kenya, degli aiuti al centro disabili di Asmara, dei pannelli fotovoltaici per una missione di suore cattoliche a Bujumbura, una sala informatica per l'Università Cattolica del Ruanda, una scuola in Sudan, in Sud Sudan, tra l'altro una realtà che in questo momento è al centro dell'attenzione per le tante sofferenze che sta subendo quella popolazione. In tutto, dal 2005 il Comune di Pescara ha cofinanziato 35 progetti. Cofinanziato perché questi finanziamenti sono stati coperti soprattutto dai privati cittadini, dai giovani, dagli studenti, da imprenditori, da associazioni che hanno raccolto tanti fondi tra la popolazione di Pescara e dell'Abruzzo. Queste esperienze, ha aggiunto Melilla, hanno determinato anche la crescita della professionalità dei rappresentanti delle ONG pescaresi abruzzesi, protagonisti di quei interventi e capaci ora, grazie al loro bagaglio, di diffonderne il profondo significato culturale e umanitario. Qui stamattina ci stanno tanti studenti che nel corso dell'anno scolastico sono stati coinvolti, soprattutto da insegnanti di religione, in progetti di cooperazione internazionale. Hanno adottato delle scuole dell'Africa, si sono incontrati con realtà africane, sono cresciuti anche personalmente, perché i nostri giovani devono sapere che vivono in un villaggio. Questo villaggio è il mondo, in cui c'è chi è fortunato come noi, che è nato qui a Pescara. Ci sono miliardi di persone che purtroppo soffrono la fame, hanno malattie terribili qui debellate come la malaria, la tubercolosi, per non parlare dell'AIDS, non hanno il diritto all'istruzione, e quindi noi possiamo fare qualcosa.